Bene, ritorniamo di nuovo in diretta e facciamo un collegamento quasi flash con il senatore Mario Morgoni che abbiamo in linea telefonica e lo ringraziamo per essere qui con noi. Buonasera, Grazie a senatore. voi, grazie a voi, un saluto agli ascoltatori. Allora, lei ci deve far capire due cose. La seconda è quella sulla sanità, intanto già la preannuncio. La prima è quella strettamente politica, riguarda i congressi del PD, ci si presenta ovunque non con candidature unitarie, ma con la divisione fra le due mozioni, quella di Messi e di Vitali. Ecco, Morgoni, lei ha scelto la strada più impervia, da quello che abbiamo capito. Sì, però credo che sia anche la strada, diciamo, che è inevitabile percorrere, perché credo che sia necessaria una discontinuità, una forte impronta innovativa nel modo di essere del partito, e questo anche a livello generale, ma nei territori soprattutto, perché vediamo che c'è una scarsa capacità, diciamo, di radicamento nei territori, una scarsa capacità di iniziativa, una partecipazione assolutamente inadeguata, un invecchiamento del partito, sconfitte elettorali che in provincia di Macerata pesano. E se qualcuno pensa, come mi pare, diciamo, Vitali proponga, di sancire un principio di continuità, credo che Non ci siamo. noi rinunciamo a leggere quelli che sono dati reali, diciamo, che abbiamo sotto gli occhi. Quindi io ho scelto la strada dell'innovazione, del cambiamento, e con Messi vogliamo proporre, ovviamente sarà difficile, ma con Messi vogliamo proporre una prospettiva di cambiamento al partito e una capacità di superare logiche autoreferenziali, correntizie e di riferimento, diciamo, a personaggi che storicamente hanno caratterizzato e io direi hanno un po' anche paralizzato l'attività del partito. Ecco, ma mi faccia capire una cosa, senatore, ma all'interno del PD, le varie anche mozioni, le varie candidature, vengono tutte presentate nel nome di Renzi, cioè nel senso non è che uno è renziano e l'altro è antirenziano. Come si fa allora uno a predicare o comunque a proporre la discontinuità e l'altro la continuità? Infatti, la questione è che l'essere, diciamo, sostenitore di Renzi non significa avere la maglietta con la faccia di Renzi. Essere sostenitore di Renzi vuol dire, io credo, essere sostenitore di un progetto di un robusto cambiamento, di una forte innovazione nella politica. È lì che distinguiamo chi è renziano e chi no. E per questo io dico la proposta di Messi è renziana, perché propone un'innovazione, una discontinuità, mentre dall'altra parte si propone una continuità, e credo che in una situazione come quella della società italiana, dove il 95% delle persone non ha alcun rispetto per la politica e noi abbiamo solo un misero 5% che ancora riconosce rispetto alla politica, parlare di continuità significa puntare dritto verso l'iceberg. Ho capito. Senta però, senatore, la questione è che noi parliamo di un partito democratico e quando lei dice dobbiamo fare una politica della discontinuità, ma la politica invece della continuità, lei in che cosa la intravede? Nel vecchio sistema, vecchi moduli, vecchi metodi? Sì, la continuità la vedo nell'interesse, diciamo, in qualche modo a, diciamo, non assumere iniziative troppo forti, troppo incisive, che possano andare a scardinare equilibri, che possano andare a compromettere interessi. Cioè, la No, politica capito. dovrebbe essere questo, il coraggio e la capacità di incidere e produrre cambiamenti. E quindi invece, se una classe dirigente pensa di non turbare equilibri e di avere solo, diciamo, una capacità di tenere la situazione sotto controllo, credo che siamo in una politica assolutamente chiusa. Ecco, noi abbiamo bisogno anche per le candidature, le prossime elezioni politiche, per le candidature. Noi vogliamo blindare l'attuale nomenclatura, attuale classe dirigente, oppure rompiamo questo cerchio troppo stretto e andiamo a pescare candidature, specialmente oggi che si sta affermando comunque in parte il sistema elettorale maggioritario, in parte. Allora noi andiamo a cercare le energie migliori nella società civile,
oppure proteggiamo il ceto politico del PD. E questo è il discrimine tra l'innovazione e il cambiamento. Lei come vede questa nuova riforma elettorale Rosatellum, è d'accordo? Ma mi pare che sia, diciamo, volendo essere pessimisti, il male minore, nel senso che non è la legge che volevamo e non è la legge che darà una garanzia di stabilità di governo per il futuro, però indubbiamente è un passo avanti rispetto alla legge della Consulta. Io ritengo che sarebbe imbarazzante andare a votare con una legge fatta dalla magistratura e non dal Parlamento, e in più questa introduzione parziale del maggioritario introduce un cambiamento che secondo me è epocale. Con l'Italicum, con il Porcellum, scusate, abbiamo votato tre volte fino al 2013, quindi prima del 2008, prima del 2006, tre volte abbiamo votato col Porcellum, un sistema dove c'erano solo i simboli dei partiti. Questa volta votiamo su una scheda elettorale dove ci sono i nomi. È una svolta epocale, perché i partiti dovranno fare il conto con la necessità di spendere figure riconoscibili e rispettabili, e quindi in questo senso lo vedo un elemento positivo, anche se non ovviamente la migliore legge possibile. Secondo me è un più turno con maggioritario che consenta poi di governare a chi vince in più. Invece c'è un mix di un terzo, due terzi fra maggioritario e proporzionale. Senta, senatore, so che il suo tempo questa sera è preziosissimo, sta per entrare in una riunione. Vorrei semplicemente avere da lei un'opinione. Mi ha molto impressionato, e penso di condividere in parte il suo pensiero, per quello che può contare, e il mio naturalmente, sulla questione sanità. Lei dice che occorre una regia nella organizzazione dei servizi sanitari, una regia unica, invece qui si dà l'impressione che si vada a navigare a vista, tanto che si continua a perdere tempo sull'ospedale unico, dove collocarlo, qui da me, no lì da te, perché noi siamo più belli e voi siete più numerosi, cioè nel senso che tutte queste forme di campanilismo che finiscono per distogliere sul vero argomento, che è quello appunto di creare una sanità che funzioni e non di una sanità che magari alla fine finisca per delegare tutto al privato e togliersi quella funzione che dovrebbe avere. E questo è il suo pensiero? Sì, direi che i temi fondamentalmente sono due, lo dico in modo molto sintetico. Da una parte è quello che siccome certi parametri di legge ci portano a una razionalizzazione della rete ospedaliera, piuttosto che parlare di un ospedale unico per il quale ancora non c'è alcuna risorsa e c'è un confronto molto farraginoso sulla localizzazione, credo che se vogliamo andare verso non una struttura unica, ma un ospedale anche su più strutture, ma che abbia una sua unicità sul territorio, dovremmo cominciare a ragionare sui presidi esistenti e coordinarli e fare in modo che magari per le singole specializzazioni, per le singole realtà, e poi ci sia un unico livello apicale. Cioè, come possiamo parlare di ospedale unico se abbiamo tre reparti di ortopedia con tre primari? È ipotizzabile un ospedale unico con un reparto di ortopedia con tre primari? No. Se noi invece continuiamo, come si sta continuando, a fare concorsi per coprire ruoli che già sono doppi o tripli, e parliamo di ospedale unico, credo che noi operiamo una sorta di raggiro ai danni dei cittadini. Quindi preoccupiamoci soprattutto del fatto che le strutture ospedaliere della provincia di Macerata siano ricondotte a una gestione razionale, che comporta anche il fatto che apparecchiature costose le forniamo ad una realtà e non creiamo una competizione per cui ognuno vuole quella attrezzatura costosa, e quindi spendiamo tanti soldi con attrezzature sottoutilizzate spesso. Quindi per questo parlo di regia unica. Occorre la capacità nella provincia di Macerata, per garantire un servizio di qualità ai cittadini, razionalizzare tutta la gestione della materia ospedaliera, non solo quella ospedaliera, ma io adesso parlo di quella ospedaliera, evitando sprechi, evitando costi superflui e puntando appunto alla
qualità del servizio, e anche qui c'è la differenza tra chi vuole innovare e chi invece, diciamo, vuole mantenere una stabilità in questo panorama, che però ci porta, e questo è l'altro punto, a un depauperamento, a un impoverimento della sanità pubblica. Invece qui dobbiamo dire una parola chiara: cosa sta al centro della nostra strategia? Io credo che al centro della nostra strategia ci sia la sanità pubblica, rispetto alla quale quella privata svolge un ruolo complementare di ausilio per l'alta specializzazione, per le situazioni di organizzazione più complessa dove per il pubblico sarebbe difficile organizzarsi. Invece qui sta accadendo il contrario: noi stiamo regalando alla sanità privata pezzi pregiati, pezzi, diciamo, di servizi che la sanità pubblica è in grado di gestire benissimo e che sono i più remunerativi, li diamo ai privati. Faccio un esempio: la struttura privata di Villa Pini, di Civitanova, che ha un reparto di ortopedia che fa una serie di interventi, diciamo, ma non fa per esempio interventi di urgenza, sono più complicati, ci possono essere situazioni, e li fa il pubblico. Se in un intervento che si fa a Villa Pini c'è una complicazione e occorre, non so, la rianimazione o un reparto più attrezzato, si va a Torretti. Quindi sembra paradossale che la sanità pubblica debba sopperire, diciamo, alle carenze della sanità privata, alla quale noi concediamo le cose più facili e più remunerative, tenendo per noi quelle che sono le situazioni più complicate, più costose, più difficili. Quindi io credo che bisogna ribadire il ruolo della sanità pubblica come centrale, non possiamo fare regali al privato, e il secondo punto, dobbiamo anche rivendicare per la provincia di Macerata una dotazione di risorse da parte della regione che sia equa. Fino ad oggi non credo che sia così, la distribuzione delle risorse si vede come una cenerentola, e questo il partito deve fare. Ecco, appunto, io dico, occorre superare una situazione molto paciosa, molto diciamo, ecco, la politica col silenziatore. Io non credo che in questo momento abbiamo bisogno della politica col silenziatore, abbiamo bisogno di una politica che abbia una grande forza, una grande incisività, una grande progettualità, un grande coraggio. Per questo io credo che il discrimine lo collochiamo qui, non sulla maglietta con la maglia di Renzi. Chi vuole cambiare, chi vuole innovare, chi ha coraggio, e chi invece vuole mantenere lo status quo, insomma, una continuità che a mio modo di vedere è imbarazzante. No, lei dice in poche parole che la provincia di Macerata troppo spesso ha ghinato il capo, non si è fatta sentire, è rimasta morbida e timida, e questo ne ha risentito in fatto di destinazione delle risorse che hanno preso altre vie e altre province. No, su questo è sotto gli occhi di tutti, questo non lo possiamo negare. Ma la responsabilità del PD sta nel fatto che non si è fatto sentire, c'è sempre quell'atteggiamento di mantenere gli equilibri, di non porsi l'uno contro gli altri, ma alla fine sì, però... Sì, direi che è questo, cioè si rischia di cercare di non turbare equilibri anche nei rapporti con la regione, no, di appunto tenere il profilo basso, non turbare certi equilibri, però noi questo lo facciamo sulla pelle dei cittadini, e questo non va bene. Il PD, se deve turbare gli equilibri, è bene che li turbi, se questo va a vantaggio dei cittadini e va, diciamo, al riconoscimento del principio dell'equità. Questo è per noi inevitabile. Certo, si dovranno preoccupare anche loro di un eventuale diciamo, no, presa di posizione forte del PD e degli altre forze politiche a livello provinciale. Dobbiamo esserci e dobbiamo avere il nostro profilo. Certo. Non è che noi dobbiamo avere il profilo, diciamo, della modestia o, diciamo, ecco, il profilo basso di chi non disturba i manovratori o non disturba gli interessi campanile o territoriali. Morgoni, io la ringrazio, a presto veramente, perché abbiamo tante cose da dirci e da dire ai nostri ascoltatori. Volentieri, grazie, alla ci prossima. Vediamo alla prossima. Salve.